vorrei parlarvi dell'Amleto di Shakespeare, una tragedia a lungo studiata e perciò oggetto di un dibattito vivace ma in larga parte archiviato, ormai storico. A me è toccato riprendere l'argomento ex novo per metterlo a confronto con una personalità di spicco nel nostro Novecento. Una personalità stranamente mai prima rivisitata a questo proposito, quella di Antonio Gramsci, con la sua teoria dell'intellettuale organico. L'analisi della tragedia, condotta con l'ausilio della teoria gramsciana, modifica in misura sostanziale le interpretazioni precedenti. Da una cultura inizialmente libresca, tradizionale e succube della paura dell'aldilà, Amleto si converte, procedendo per gradi, ad una prassi tutta terrena, libera, così come rivelano le sue ultime parole, dai condizionamenti e dalle remore della religione e della metafisica. Le due appendici sono parte integrante del mio discorso. La prima discute le critiche mosse da Tolstoi a Shakespeare e all'Amleto in particolare. La seconda volge lo sguardo ad un diverso orizzonte espressivo, offrendo una caratterizzazione insolita, e cioè musicale, dei principali personaggi della tragedia.